Buongiorno, oggi ci vogliamo concentrare su quel nuovo termine che avevamo trovato nella lezione precedente, la corrente di spostamento. Abbiamo trovato che questa era l'equazione che legava la circuitazione di B con la variazione del flusso di E, ma questo termine qua, si aggiungeva ad una corrente e avevamo visto che aveva le dimensioni di una corrente. Vogliamo dimostrare questa cosa anche con l'analisi dimensionale. Molto interessante da questo punto di vista. Cominciamo a prendere il primo termine, epsilon 0. Epsilon 0 compariva nella forza di Coulomb, quindi se invertiamo la formula, epsilon 0 è questo termine qua. Quindi questo non ha dimensioni, questo termine ha dimensioni. Quali dimensioni? Q fratto di quadro 1 fratto F. La F la conosciamo bene, è massa per accelerazione. La Q la conosciamo bene perché è corrente per tempo. La D è una lunghezza, quindi epsilon 0 ha questo termine Q iper t, L quadro ce l'abbiamo sotto e la forza è mLt-2. Se mettiamo tutto insieme abbiamo questa che è la dimensione di epsilon 0. Poi nella formula abbiamo il flusso di E che è definito come E per S per coseno di alfa, dove E è forza fratto carica. Quindi E è dato da mLt-2 che è la forza fratto carica che è IT. La superficie è una dimensione di L quadro, quindi distanza alla seconda. Quindi il flusso di E, se mettiamo tutto quanto nella formula, abbiamo mLt-3i-1, che sarebbe questo termine, per L quadro, otteniamo questa dimensione di epsilon 0. Quindi questa è la dimensione di epsilon 0, questa è la dimensione di phi di E. Il tempo è facilissimo perché è t soltanto. Se mettiamo nella formula tutto quello che abbiamo trovato, ci rimane una i, cioè veramente una corrente. Quindi nello spazio compreso tra le armature di un condensatore c'è una corrente di spostamento che non è fatta di elettroni che saltano da un'armatura all'altra, ma è una corrente induttiva che è uguale alla corrente di conduzione che scorre nel circuito, cioè la corrente che scorre nel circuito trova due armature e qui c'è una correntina interna che è uguale alla corrente I che scorre nel circuito. Un piccolo problemino, abbiamo un condensatore piano con armature circolari di 28 cm quadrati e c'è il vuoto. In questo tempo, 2,0 per 10 alla meno 3 secondi, il campo elettrico varia da 1,90 per 10 alla 5 a 2,40 per 10 alla 5. Riportiamo i dati e vogliamo trovare la corrente di spostamento. Ci viene richiesto di calcolare la corrente di spostamento. La corrente di spostamento è data da questa formula, questo flusso è dato da E per S, quindi primo flusso. All'inizio è questo E per questo S, il flusso alla fine è questo E per questo S, otteniamo la variazione di flusso che è di 140 volt per metro, la corrente di spostamento è data da epsilon 0 per la variazione di flusso nel tempo, questo è delta T, otteniamo 6,2 per 10 alla meno 7 ampere. Perché è una corrente. Poi ci viene chiesto il modulo del campo magnetico generato dalla corrente che scorre nei fili. Se ne abbiamo un filo e un punto distante, useremo la legge di Biot-Savart per sapere qual è il campo magnetico distanti dal filo. La corrente l'abbiamo appena trovata, la mettiamo qua, e quindi questa corrente costante mu0, 2π greco, è la distanza dal filo. Ci è stata data ed è di 2,7 mm. Ok? Perfetto. Buona giornata, molto facile, eh?